Si può vincere Pokémon versione rosso fuoco con solo Charmander? Terza ed ultima parte. Sconfitto il tipo psiche controllato da Sabrina, ci dirigiamo quindi per mare aperto e via verso l'isola Cannella. Appena arrivati sull'isola vengo accolto da una villa disabitata che decido di esplorare, magari per cercare qualche strumento raro e non Pokémon, visto che è una solo run, lo ricordo ancora una volta nel caso qualcuno non l'abbia capito, ma dubito. Raggiungo i sotterranei della villa senza troppa fatica e non perché li stessi cercando, sai, non c'è una chiave che serve ad aprire la porta della palestra, no, no. Comunque sia, trovo la chiave che apre la palestra e via mi fiondo verso una nuova sfida per affrontare il capo palestra dell'Isola Cannella, Blaine, il maestro del tipo fuoco. Riesco a sconfiggerlo con poca difficoltà, non ho avuto problemi a usare lacerazione e a far fuori i Pokémon di Blaine. Ci consegna anche la MT Fuoco Bomba che potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, perché da una parte c'è la potenza, ma dall'altra c'è il probabile miss che si può prendere una volta su tre. Non è poi detto che sia sempre una volta su tre, anzi potrebbe andare a segno tutte e cinque le volte, ma è piuttosto improbabile che accada. Bisogna avere molta fortuna, tipo fare una doppia Protect. Una doppia Protect vuol dire che quel giorno Saturno e Giove sono allineati e quindi vai subito a giocare la schedina del lotto perché potresti vincere montepremi. L'unica cosa che rimane da fare è cercare l'ottavo capo palestra, quindi torno a Smeraldopoli, visto che era l'unica palestra che non avevo ancora visitato ed è aperta. Il capo palestra non è altri che il capo del Team Rocket, Giovanni. Parte così l'ultima sfida per la conquista dell'ultima medaglia, l'ottava, quella che mi garantirà l'accesso alla Lega Pokémon. Ingaggio una sfida senza esclusione di colpi, ma Giovanni non può fare molto e soccombe sotto le breccia della mia istintora. Una volta sconfitto, Giovanni dice che non cercherà più di riformare il Team Rocket e che non può più farsi vedere dai suoi sottoposti, dato che ha perso miseramente la faccia. Non in senso letterale, sia chiaro, sarebbe alquanto disgustoso. Detto ciò, mi incammino verso la Lega Pokémon fino a raggiungere Via Vittoria. Via Vittoria dovrebbe essere l'ultimo ostacolo, ma non lo è stato. Questo grazie a tutti quanti gli anni che ho passato a perfezionare il labirinto, ottimizzandolo al millimetro. Ma questa è un'altra storia. Ad ogni modo, superata Via Vittoria, mi accorgo di non avere Pokémon volanti per poter tornare indietro e levellare Istintora, che è ben lontana dall'avere un livello accettabile per la sfida alla Lega. E quindi si grinda nella grotta. Accidenti a me. 6.5 ore later. Ma a questo punto Istintora ha raggiunto il grado massimo. E può flexare i suoi muscoli! Vedete? Non tutto può essere una referenza a JoJo. Istintora è quindi pronta ora, che ha il potere massimo dei Charmander, ad affrontare il primo ostacolo della Lega Pokémon, Lorelai, l'esperta di tipo ghiaccio. Lorelai è quella che più tra tutti mi ha preoccupato. Eppure, la sfida è andata via al primo tentativo. Istintora ha preso tutto ciò che Lorelai ha lanciato contro. Certo, ho dovuto usare diverse pozioni max, ma non conta nulla perché l'ho sconfitta al primo tentativo. Ed Istintora può flexare ulteriormente il suo livello 100. Una belva assetata di sangue. Ci dirigiamo quindi da Bruno. Bruno, più tipo. Non so, non c'è una battuta che possa far prima con Bruno per indicare che faccia schifo. Quindi vi dico direttamente che ha fatto schifo e anche lui al primo tentativo è andato. Quindi si passa ora ad Agata, esperta del tipo veleno. Che molti pensavano fosse esperta del tipo spettro, ma in realtà è esperta del tipo veleno. Quindi non è tipo spettro lei, ok ragazzi? Imparatelo, è tipo veleno. Molti pensano ancora che sia tipo spettro. Oh, nel frattempo Istintora ha vinto. Sì, anche qui è primo tentativo.
Ma la cosa più interessante ora è Lance. Sapete, Charmander può imparare Drago Artigli e Drago Artigli si prende in via Vittoria. Ed io l'ho preso e l'ho insegnato all'Estintora. E porca miseria ragazzi, Estintora ha devastato il suo team di draghi. I due Dragonair con un colpo solo sono andati KO. La cosa che mi preoccupava è adesso Dragonite a livello 60, ma non ha fatto Iperraggio. Ha fatto Oltraggio. Iperraggio credo che mi avrebbe devastato. E invece ragazzi, con Oltraggio sono riuscito a resistere, a ricaricarmi e fare un altro Drago Artigli e portarmi alla vittoria. I Super 4, un gioco da ragazzi. Ora arriva davvero la sfida decisiva, quella contro Chad. Chad si erge a campione del mondo, ad allenatore più forte dell'universo. Allora, riportiamolo sulla terra. PG8? Un gioco da ragazzi. Raidon? Uno scherzetto. Blastoise? Blastoise ci ho perso diverse volte. Davvero ragazzi, Blastoise è stato lo scoglio più alto da superare. C'è stata anche una partita in cui ha missato 4 idropompe di fila e però all'ultimo ha fatto idropompa e ha vinto perché c'era la pioggia e tutto il resto. Ma comunque è stato lo scoglio più alto da superare, ma alla fine, a forza di provare e riprovare, superato lo scoglio di Blastoise per puro caso. Gli altri Pokémon sono stati uno scherzetto, Exeggutor e Alakazam andati giù facilmente, Arcanine ha resistito qualche lacerazione, ma alla fine con pozioni max e ricarica tot sono arrivato a vincere la Lega Pokémon con solo Charmander. Quindi è possibile battere Pokémon Rosso Fuoco con solo Charmander? Sì, è fattibile. Ci vuole anche un po' di culo che ti missi l'avversario, però è fattibile. Quindi, quest'oggi Andre Link ed Estintora portano a casa un nuovo record personale, perché comunque sia, vabbè, non è che sono i primi a fare una solo run in tutto Pokémon, quindi ci mancherebbe altro. Però, record personale, Estintora super baffata, ha portato le sue ossa, le sue carni a vincere tutte quelle sfide per essere acclamata come unico Pokémon più forte della regione di Kanto.